bentornati in questo nuovo video. Oggi venite insieme a me a curiosare dentro il mio armadio e ad aiutarmi a farmi compagnia mentre faccio il cambio degli armadi. Circa un mesetto fa vi ho chiesto se volevate appunto curiosare nel mio armadio, se volevate fare questo video insieme a me e appunto avete risposto positivamente, quindi ora è arrivato il momento di fare questo video. E niente, andremo a togliere le cose estive che ovviamente non utilizzo più, andremo a togliere le cose che non uso più da tempo, quindi quelle che mi accorgo che non utilizzo, che non mi servono più o quelle che sono particolarmente vecchie e andremo a riempire di nuovo l'armadio, insomma, con le cose per l'autunno-inverno, per la stagione che sta arrivando, ecco. E niente, andiamo. Dunque, questo qui è il mio armadio, tutto quanto, praticamente parte da questa anta in vetro fino a girare l'angolo e continua un pochino anche da questa parte. E poi ho anche quattro cassetti di vestiti anche su questa cassettiera qua, mentre sul resto ci sono trucchi e gioielli e smalti. E carte invece sull'ultima cassettiera. Su questi quattro cassetti invece ci sono ancora vestiti, quindi andremo ad aprire anche lì. E poi lì dietro c'è anche l'appendino dove ci sono due o tre cosine da togliere, quindi andremo a fare anche quelle. L'unica parte che non andremo a fare dell'armadio è la prima anta, che è quella a vetro, dove c'è appunto la roba di mio marito che non andremo a toccare. Dunque, andiamo ad aprire la prima anta. In questo armadio, come potete vedere, non ci sono soltanto i miei vestiti, ma c'è anche qualcos'altro e che ogni tanto non so dove mettere le cose e quindi le infilo dentro l'armadio aspettando di trovargli un padrone, ma adesso andiamo a vedere il tutto. Qua sopra tengo tutte le giacche, in particolare quelle di jeans e quelle in pelle, che io le definisco in pelle, ma non è pelle in realtà. Qui nell'angolo ci sono anche dei golfini, golfini che ho scelto di regalare perché ce li ho nell'armadio da un po' di tempo e negli ultimi 2, forse anche 3 anni non li ho mai utilizzati. Io li ho sempre tenuti pensando prima o poi li metto perché sono utili, magari servono, eccetera, però in realtà ho visto che negli ultimi 2 o 3 anni non li ho mai messi, quindi quest'anno ho deciso di regalarli. Per quanto riguarda le giacche, le mie preferite sono senza dubbio quelle in pelle. Questa qui è marrone e Felix, non giocare con la videocamera. Se vedete traballare è il gatto che sta giocando, quindi non c'è un terremoto. E vi stavo dicendo appunto che uno dei miei capi preferiti sono le giacche in pelle e questa qui è marrone. Di là appesa vedrete anche quella nera, ma ce l'ho anche in altri colori come bianco e rosa. Poi qua ci sono altre giacche eleganti, ne ho buttate via un paio anche nell'ultimo cambio di stagione, appunto perché vedevo che non le utilizzavo. Da questo lato ci sono dei lavoretti, delle creazioni, non so come le chiamate, che ho realizzato io, tranne questa che mi è stata regalata, e che sono in cerca di casa. Qui per esempio c'è una torta, che in realtà è una scatola regalo dove all'interno insomma si può mettere il regalino, un portachiavi abbinato ad una lavagnetta e questa credo di sapere a chi la voglio dare, ma devo trovare il momento giusto per farlo. E il biglietto di Natale che abbiamo realizzato l'anno scorso. E poi anche questa scatolina che è un portaoggetti, portagioie che io amo tantissimo e ne sono particolarmente fiera. Qui c'è la borsa per la fotocamera,
qui c'è Felix che ci fa compagnia e qui ci sono dei cassettini portaoggetti nella quale ho messo per il momento le cosine per le nail art, ma che dovrò spostare poi negli altri cassetti. Qui sotto ci sono tutte le mie borse, qua ci sono borse per l'estate, quindi le andiamo a togliere e le mettiamo via per il prossimo anno. I jeans bianchi li tengo ancora per un po', poi casomai tra un mesetto li tolgo. Qui c'è un maglioncino tutto forato che tengo ancora dentro l'armadio, anche se credo che non utilizzerò perché io sono freddolosa e come vedete ho già sul maglione di lana, quindi dubito che questo lo utilizzerò, ma lo metterò via quando metterò via anche i jeans bianchi. Ok, qua per il momento svuotato, vado ad aprire i cassetti. Dunque, per quanto riguarda il primo cassetto, ci sono tutte le magliette con le maniche corte e qua dietro ci sono alcune magliette con le maniche lunghe che ho tenuto per sicurezza durante l'estate, ma sono proprio 2-3, e alcuni maglioncini e felpine leggere. Quindi tutta questa roba qui la vado a togliere, andando però ad eliminare le cose che non uso più. Quindi queste le tengo, sono delle camicette molto carine che mi piace utilizzare con i jeans, ma che deve entrare nelle scatole per il prossimo anno. Poi questa, una camicia anche questa con le maniche e mezze maniche, la tengo ancora un po'. Queste sono delle canotte che non ho mai utilizzato e quindi credo proprio che sia arrivato il momento di dargli una nuova casa. Questa è una canottierina che io amo ed è tutta decorata con queste perline. E poi questa è una maglietta con le maniche a tre quarti con il foro dietro, però in realtà è da tanto che non la utilizzo più e quindi troverà una nuova casa. Questa è una maglietta con le maniche lunghe, queste anche, le teniamo qui, queste anche, ok. Dunque, momentaneamente nel primo cassetto ho tenuto alcune magliette con le maniche a tre quarti che mi auguro di utilizzare, ma che già so non utilizzerò, e poi tre magliette con le maniche lunghe e qui ci sono tutti i maglioncini e le felpe leggere, appunto, che vi dicevo prima. Nel nuovo cassetto ci sono tutti i shorts e canotte, quindi qua credo che andrò a svuotare tutto. Allora, shorts, canotte, shorts, leggings, shorts, dunque anche questo cassetto è vuoto. L'ho svuotato completamente perché c'erano solo cose completamente estive e devo dire che mi sono accorta davvero di quante cose ho, perché alcune cose che c'erano dentro questo cassetto, almeno la metà, non le ho mai usate durante l'estate, ma non perché non mi piacessero, ma perché non mi ricordavo di averle e questa è una cosa grave secondo me. Comunque, come sempre spero di essere nell'inquadratura mentre vi parlo. Comunque questo è vuoto. Qua sotto c'è tutta la roba che ho tolto dal cassetto e che dopo andrò a mettere nelle scatole. Passo al terzo cassetto. Ah, ok, qua è un disastro. Ci sono tutti i capi che io utilizzo come pigiama, sono semplicemente delle maglie e dei pantaloncini o delle tute nel caso appunto di questa stagione qui.
preferisco questi al posto dei pigiami perché secondo me sono più comodi. E niente, quindi adesso vado a togliere tutte le cose corte e terrò soltanto quelle lunghe. Dunque, ho appena finito anche il cassetto dei pigiami, qui ho messo tutte le magliette, dietro i pantaloni e nell'angolo le canotte. Mi è venuto in mente mentre sistemavo il cassetto che probabilmente mi chiederete che metodo utilizzo per l'armadio, appunto. Il metodo che utilizzo io è ispirato al metodo KonMari, che sicuramente ne avete già sentito parlare e probabilmente avrete già una vostra opinione. Se volete conoscere anche la mia, lasciatemelo scritto giù nei commenti che vi dirò anche la mia su questo metodo e soprattutto vi spiegherò più dettagliatamente come organizzo e come sistemo l'armadio, che appunto è ispirato al metodo KonMari ma non è identico, appunto. E i vestiti appunto sono tutti piegati con il suo metodo perché davvero risparmio tanto 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 spazio. Dunque, a questo punto questo pezzo di armadio ho finito di svuotarlo. Passo all'angolare, qui intorno ci sono i vestiti da regalare, quelli da mettere nelle scatole per il prossimo anno, sono lì e poi qui a terra e poi andremo a fare anche questo. Dunque a questo punto andiamo a fare l'angolare. Qui dentro c'è il mondo davvero, in alto tengo le mie gonne, mentre sotto tengo tutti i vestiti da appendere, che in linea di massima sono solo abiti. Tra le altre cose qui dentro c'è anche il vestitino della prima comunione di mia figlia, che amo ed è stato un regalo che appunto ho voluto fargli. E lo tengo dentro l'armadio perché ho paura di rovinarlo e quindi per il momento resterà lì e poi nel caso cercherò un posto al riparo da un'altra parte. Dunque, questa è una camicia, non sono molto sicura di tenerla ma per il momento ancora non mi va di darla via. Qui ci sono altre due camicie e no, queste le devo dar via assolutamente, non le uso da decenni, sul serio, e non sono neanche una grossa amante delle camicie e quindi queste cercano una nuova casa. Qua c'è una camicia nera ma per il momento la tengo. Camicia in jeans e questa rimane con me, mentre qua ci sono due abitini molto molto estivi e quindi questi vanno nella scatola per il prossimo anno. Anche questi sono tutti abiti e gonne lunghe che vanno a finire nelle scatole per il prossimo anno. Posso farvi vedere, non so, questo abito blu. Una gonna nera che amo tantissimo e che uso tantissimo in estate. Un abitino che ho preso quest'estate da Terranova ed è bellissimo. Questo, un altro dei miei abiti preferiti, questi, questi,
e uno azzurro e poi un altro nero in pizzo. E dentro l'armadio sono rimasti appunto alcuni vestitini con le maniche lunghe, tipo questo, preso da Pitarello. In alto ci sono tutte le mie gonne. E questo è un vero cimelio perché è il capo più vecchio che c'è dentro il mio armadio, e se vi dico che è il più vecchio, è davvero vecchio. L'ho comprata che avevo 17 anni, ma nonostante tutto questo tempo è ancora perfetta e continua a starmi benissimo, ed è uno dei miei capi preferiti, tra l'altro, e lo uso davvero tanto 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 tanto. Ma è ora di metterlo via per il prossimo anno. Queste sono gonne nere che però sono pesanti e quindi le posso tenere anche per l'autunno. Qua altre gonne per il prossimo anno. Queste invece sono anche queste tutte pesanti, quindi restano qui. E questa qui invece era una gonna che ho utilizzato per un matrimonio diversi anni fa ed è arrivato il momento di regalarla. Qua sopra ci sono una marea di jeans, ma è un lavoro che devo fare per ultimo, perché devo provarli tutti, vedere quelli che mi piacciono, quelli che mi stanno bene e eliminare tutti gli altri. E queste invece sono delle gonne pesanti che appunto possono rimanere dentro l'armadio, che vanno bene anche per l'autunno e l'inverno. Qui nell'angolo invece ci sono due appendini portagioielli che ho realizzato io per organizzare l'armadio, e devo dire che è molto molto utile. In realtà qui ci sono soltanto quelli di bigiotteria di plastica più che altro, oppure quelli in stoffa, e li tengo appunto dentro lì per non riempire i cassetti, e quindi insomma li tengo appesi, sono tutti in vista e non si annodano. E quindi se non sapete come organizzare i vostri gioielli, questa è davvero un'idea che dovete assolutamente provare. Tra l'altro qui sotto, seppellito dai jeans, c'è un vassoio dove all'interno tengo tutti i prodottini di bellezza che mi vedete realizzare nelle ricette. E praticamente c'è la mia scorta, come per esempio questo, che è il balsamo labbra, buonissimo, oppure questo è un balsamo colorato, e poi lì in fondo c'è qualche struccante, latte detergente, insomma cosine che realizzo e che tengo lì insomma in attesa di essere utilizzati. Quindi chiudiamo anche questo armadio. Ora ci spostiamo verso sinistra. Dunque, questo è l'ultimo pezzo del mio armadio. E qui tengo tutti i giubbotti. E generalmente questi rimangono qua praticamente quasi tutto l'anno. Non so, per esempio c'è questo cappottino qui che ovviamente rimane nell'armadio perché è assolutamente della stagione che sta per arrivare. E poi qui ce n'è un altro però in grigio. E poi c'è anche questo che è bianco. Qui in alto ci sono dei cassettini che ancora sono vuoti,
Mentre qui sotto ci sono le scatole delle scarpe dove generalmente tengo gli stivali. Per esempio questi, che sono quelli altissimi fino al ginocchio che vanno di moda da un paio d'anni. E questi invece sono sempre molto alti, ma sono in blu. E poi là, insomma, ce ne sono altri. E questo armadio direi che rimane così. Ed è infatti uno di quegli armadi che tengo, diciamo, tutto l'anno. Semplicemente in inverno lo utilizzo e in estate rimane chiuso. Dunque, al momento la situazione è questa. Qui ci sono tutti i vestiti che devono finire, anche questi qua, dentro le scatole, mentre laggiù nell'angolo ci sono quelle che devo dare via, che sì, al momento sono poche, ma è perché io faccio questa pulizia, diciamo, dell'armadio ogni volta che faccio il cambio stagione. Ora andiamo a svuotare questi quattro cassetti, di cui questi due qui. Quello sotto dove ci sono cinture e calzetti, quindi le cinture credo che le eliminerò quasi tutte, e i calzetti invece no. Qua c'è l'intimo e le calze, i collant, quindi non lo andremo ad aprire assieme, mentre in questi due ci sono altre cose super estive, tra cui qui sotto jeans e leggings, della quale qualcosa rimane, qualcosa no. E questo qui invece probabilmente andrà a finire tutto nelle scatole. Dunque, questo è il primo cassetto. Mi auguro che nell'inquadratura riusciate a vedere qualcosa. A destra ci sono i jeans e alcuni sono molto molto estivi come questi due, quindi li vado a mettere nella scatola. Tanto avete visto anche nell'armadio ne ho ancora una scorta piena. E tutti i leggings leggeri li tolgo e rimangono appunto solo i jeans e i leggings pesanti. E questo è quello che rimane in questo cassetto. E dal momento che qui ho altre tre paia di jeans bianchi, credo proprio che quelli che abbiamo tolto prima andranno a finire già nella scatola per il prossimo anno. E ho svuotato anche questo cassetto. Qui ci sono le cinture. Qui ci sono davvero un'infinità di cinture. Io non mi ricordo neanche il perché non le uso e quindi dovrei provarle tutte e decidere cosa tenere, ma di sicuro questa qua argento non l'ho mai usata e continuerò a non farlo. Questa non mi piace, questa ha 3000 anni, questa è via, questa anche a 3000 anni, quelle fine ultimamente mi piacciono e quindi queste le tengo. Questa no, questa sì, questa praticamente è nuova, ma non l'ho mai usata. Questa anche a 10.000 anni. Questa anche è una di quelle fine. E quindi le mettiamo tutte insieme. Questa è fina. Mancano un paio che sono giù in camper, ma comunque la situazione è già migliorata parecchio.
Invece pensavo di prendere tutti questi queste perline di legno, queste specie di anelli e decorazioni varie sulle cinture che ho buttato e riciclarle per fare qualche lavoretto fai da te, insomma, a meno che io non decida di regalarle. Quindi queste due le sistemiamo. Questo invece è il mio bellissimo abito che amo un sacco. Deve finire nelle scatole per il prossimo anno. Questo qui, bello, io lo adoro. Quindi anche l'appendino è vuoto. In realtà mi sono resa conto che sulla sedia c'è altra roba da mettere via che non ho appositamente messo nei cassetti perché sapevo che non li utilizzo più, e idem per la roba che ho tolto dallo stendino perché anche questa è tutta roba estiva. Dunque mi è venuto in mente che di qua ho anche le scarpe e quindi insomma devo svuotare anche questo. Credo che rimarrà una buona parte perché comunque le ballerine e le ciabatte le ho ancora in camper. Tolgo però alcuni sandali. Che ormai ovviamente non è più stagione, e poi andrò a recuperare insomma le scarpe più pesanti. Qua sopra ci sono altre scatole, quindi andrò a svuotare anche queste. E niente, tra poco vi mostro il risultato finale. Dunque, volevo mostrarvi il casino generale. Dunque, qua ho svuotato e quindi ho pulito. Qui c'è tutta la roba da mettere nelle scatole. I cassetti qua sono questo è mezzo pieno, questo è vuoto, questo è a metà anche. Qui più o meno resterà così. Qua è da riempire quello che manca. Questo, come avete visto prima, è già abbastanza pieno, ma dovrò aggiungere alcuni giubbotti. Appendino svuotato. I cassetti, questi sono, questo è completamente vuoto, questo è a metà, dove andrò a sistemare appunto i jeans che provvederò di finire prossimamente. Il cassetto dell'intimo non l'ho toccato perché l'ho rinnovato completamente poco tempo fa, mentre qui le cinture, come vi ho mostrato prima, anche qui ormai metà cassetto è da riempire. A questo punto vado a sistemare tutta questa roba e a riempire i cassetti. Vi evito tutto il lavoro e vi faccio vedere il lavoro finito. Ok, a questo punto la prima scatola è vuota, ora vado a riempirla con tutta la roba che ho sul letto. Nel frattempo qui c'è Felix che continua a farmi compagnia. Mi fai spazio che devo mettere le mie cosine? O vuoi che mettiamo via Felix per il prossimo anno? Eh? Dai! Spostati! 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 Spostati!
E questo è quello che alla fine ho tolto dall'armadio e sono ben quattro borse di roba, quindi insomma sono molto 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 felice del risultato. E quindi il risultato finale è questo. Qui ci sono appunto tutte le mie giacche corte e un paio di cappottini insomma per l'autunno-inverno. Qui sotto ci sono tutte le mie borse, quelle più piccole davanti e quelle più grandi dietro. In questa scatolina ci sono tutte le mie sciarpe e i foulard. Nel primo cassetto ci sono tutte le magliette e le felpe pesanti. In questo cassetto ci sono qui davanti tutti i maglioncini di lana e qua dietro altre felpe. E nell'ultimo cassetto ci sono tutti i pigiami, quelli grossi, quelli pesanti, più tutti i pigiami con le maniche lunghe e i pantaloni lunghi. E qui nell'angolo ci sono le canotte che utilizzo nei giorni più freddi o comunque quando vado in montagna. Allora, qui sopra sono rimaste le gonne che avete visto prima e la bigiotteria e i jeans che non ho ancora sistemato, ma siccome ho il cassetto pieno, come vedrete, li rimarranno in pausa per un po'. Qui ci sono tutti i vestiti, quindi l'ho riempito con i vestiti con le maniche lunghe, con quelli di lana e anche con i golf lunghi, che è quello che avete visto questo qui in tutto il video. Questo qua è il primo cassetto e come vedete l'ho riempito con tutti i maglioni, quelli belli pesanti che utilizzerò proprio nei giorni più freddi durante l'inverno. Questo è il cassetto dei jeans e dei leggings che come appunto vi dicevo ormai è pieno e quindi quando andrò a togliere insomma questi qua più chiari e più leggeri, andrò ad aggiungere quelli che devo ancora sistemare. Qua c'è l'intimo e qua c'è il cassetto con le cinture e i calzetti. Allora lì in fondo ho sistemato tutti i calzetti. Qua invece ci sono quelli grossi che io utilizzo anche come scaldamuscoli, ci sono quelle calze che arrivano insomma al ginocchio che vanno di moda adesso e poi ci sono anche queste che hanno un caratteristico disegno natalizio insomma. E poi qui ho sistemato delle cinture e lì in fondo ci sono le cinture che ho tenuto. Ed infine qui nell'armadio sull'angolo ho tenuto appunto tutte le giacche e i cappotti che avete visto prima e in più ho aggiunto anche alcuni piumini insomma pesanti per l'inverno. Quella scatola l'ho riempita con altre sciarpe di lana, guanti e cappelli. E sì, queste sono le sciarpe. E qua ci sono i cappelli e i guanti dei bambini e lì sotto ho sistemato gli stivali dentro le scatole, ma ci sono appunto ancora quegli stivali lì. E niente, con questo è tutto. Io come sempre mi auguro che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, che vi abbia tenuto compagnia. Se avete domande, se volete consigli o trucchetti, fatemelo sapere sotto nei commenti che farò un video dedicato per quanto riguarda l'organizzazione dell'armadio, il cambio di stagione o insomma tutto quello che mi chiedete. Fatemi sapere se volete il video riguardante a quello che penso, sul metodo con Marie. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!